Ciao, sono Giacomo Giannarelli, candidato portavoce presidente del Movimento 5 Stelle per la Regione Toscana. Ho 36 anni, sono un energy manager, cioè mi occupo di energie rinnovabili e di risparmio energetico e per quasi 10 anni sono stato un piccolo imprenditore artigiano. Da studente lavoratore mi sono laureato in scienze politiche e sono diventato un formatore certificato dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori. Vogliamo che la Regione Toscana diventi una vera Regione a 5 Stelle, una regione virtuosa che adotti le buone pratiche. Vogliamo puntare su rifiuti zero, sull'acqua pubblica, le energie rinnovabili, un trasporto pubblico locale efficiente, puntare sul turismo. Allora ce la possiamo fare. Il 31 maggio facciamo una scelta di coraggio, ribaltiamo il tavolo perché lentamente muore chi non ribalta il tavolo e diamo il voto al Movimento 5 Stelle, un voto consapevole di partecipazione. Scegli il futuro migliore. Forza! Abbiamo finanziato, grazie al taglio dei nostri stipendi, più di 2.000 imprese. Il che significa aiutare un'impresa al giorno per 10 anni. Dal 2015 in Friuli Venezia Giulia sperimenteremo il reddito di cittadinanza. Farmaci gratuiti per bambini di famiglie indigenti. Per chi vanta crediti con la pubblica amministrazione, stop alle cartelle Equitalia. Con il progetto Punto Zero stiamo difendendo il nostro ambiente, la nostra terra, la salute dei nostri figli. A Ragusa lo scorso anno i cittadini non hanno pagato la TASI. 10 milioni di euro per la salute dei neonati. Finalmente tagliati i vitalizi e i doppi stipendi. No alla TASI e a Equitalia. E finalmente, dopo 30 anni, la verifica di coerenza per il piano urbanistico comunale. Questa norma, ad esempio, ha permesso la decadenza di Silvio Berlusconi. Le auto blu tolte alla casta verranno assegnate alle forze dell'ordine. Ridotto di 1,5 milioni di euro lo stipendio ai dirigenti delle partecipate. Ottenuti maggiori risparmi per i cittadini e creati 340.000 posti di lavoro. L'ospitalità diffusa e orizzontale per borghi e centri storici. 8 per 1.000 all'edilizia scolastica. Tutta l'attività della Commissione di vigilanza RAI sul sito del Parlamento italiano. Mai successo prima.